Sorane, vi aspettavate questo cambio repentino di colore? Allora, no, non così repentino, ci aspettavamo di diventare prima o poi rossi, purtroppo era una quasi certezza. Non ci aspettavamo con questa velocità e forse alla luce di questo cambio era meglio, era una scelta da fare forse prima. Lasciare soltanto 4 giorni in fase arancione sinceramente ci lascia molto perplessi. Voi in sostanza chiedevate un lockdown più severo fin da subito, perché? Cosa comporta questo da un punto di vista di ristoro, per esempio? Comporta una cosa importante, che quelle attività che sono chiuse per legge di fatto possono accedere ai ristori. Avendole costrette a questa sorta di purgatorio mezzo giallo, mezzo arancione, dove non c'era alcun ristoro, di fatto sono stati persi dei momenti preziosi in cui comunque sia gli incassi erano pari a zero, ma non c'era alcuna forma appunto di ristoro da parte del governo. Il problema molto spesso è la differenza fra stanziare i fondi e poi effettivamente erogarli. Voi avete ricevuto ristori per i mesi scorsi, il primo lockdown? Purtroppo ancora no, siamo ancora in attesa del decreto agosto. Se voi pensate che soltanto con attuazione domani, 15 novembre, sarà attiva la parte appunto del decreto agosto. Siamo in media in ritardo di 5-6 mesi su ogni tipologia di fondo. Nel primo lockdown erano chiusi sia i parrucchieri che gli estetisti, adesso invece in zona rossa sono aperti i parrucchieri ma chiusi i centri benessere e gli estetisti. Ci può spiegare che differenza c'è? Noi non siamo in grado di capire qual è stata la scelta del governo, anche perché sia parrucchieri che estetisti, che afferiscono alla categoria dell'artigianato e del settore benessere, si sono da sempre distinti per una grandissima sicurezza nel loro contesto lavorativo. Anzi, i centri estetici hanno in Toscana una normativa ancora più rigida rispetto a tutto il resto del nostro paese, quindi non riusciamo proprio a comprendere il perché di questo motivo. Possiamo dare un numero di quante aziende sono veramente a rischio chiusura per l'artigianato? Firenze è una piazza importantissima. Il settore dell'artigianato nella sua globalità rischia oggi che un artigiano su 4 possa non aprire nella nuova primavera dell'anno prossimo.